Ben ritrovati a tutti, nuova stagione, per la parte di obiettivi, progetti facciamo parlare il Gollo. Già mi scarichi la voce. Tranquillamente. E Mirko vi dirà un po' di cose tecniche per quanto riguarda ritrovo, non ritrovo, il culo che vi farà, eccetera, eccetera. E siamo entusiasti quest'anno. Ne abbiamo voglia, ho parlato con quasi tutti voi, so che avete delle fotte, vogliamo far bene. Siamo in tanti, quindi bisogna che abbiamo quest'anno dell'entusiasmo, del gruppo forte che ci diamo dentro. Allora, prendiamola un po' alla lunga. Primissima novità, come molti o tutti già sapete, abbiamo l'impianto. Abbiamo il nostro impianto, che nel futuro diventerà anche probabilmente la nostra sede, che è il campo di Poggio. Il campo di Poggio che ci vedrà innanzitutto giocare tutte le domeniche lì, quelle che giochiamo in casa. E soprattutto, anche finché la bella stagione lo permetterà, sarà anche la nostra sede di allenamento. Quando invece la stagione non lo permetterà più, torneremo nel nostro vecchio bunker alla Scania, che quello fa sempre, nei momenti di tragici, quello ci salva sempre. Come diceva Gas prima, siamo in tanti. Dal gruppo dell'anno scorso escono solo in due, non perché vadano via, ma perché smettono di giocare, che sono lui e Roma. In più arrivano alcune facce nuove, quasi tutte conosciute, tutte facce di ritorno del gruppo, se non altro. Adesso non vorrei dimenticare qualcuno, guardo chi c'è qui al volo. Allora, Gazzaro possiamo considerare un uomo, perché lo ripresentiamo. Lo ripresentiamo, Gazzaro. Arriva Mattia Natali. Benvenuto. Sei qua, alza la mano. Noto ai più. Arriva Mimmo Perrotta, che era in fondo con l'occhiale, che alza la mano. Poi chi abbiamo? Abbiamo Drison qui davanti. Drison qui davanti a voi. Poi gli altri nuovi. C'è Andrea Poli che è in mutuo, dalle 7 a un minuto è qui, fino alle 7 non può arrivare. Poi c'è qualcun altro adesso mi sfugge. Orlando, Marco Orlando davanti. Parato Mauro. Diceva Gas, vogliamo far bene. No, è sbagliato. Vogliamo far bene era quello che dicevamo fino all'anno scorso. Quest'anno vogliamo vincere il campionato. Non ci nascondiamo. Non vogliamo togliervi della pressione, ve ne mettiamo. Quest'anno si parte per vincere. Aumenta la pressione, soprattutto perché nei colloqui che avete fatto con me personalmente, chi viso a viso, chi per telefono, tutti quanti mi avete dato questa voglia, insomma. Quindi io ve la rimbalzo indietro adesso. Mi avete chiesto di vincere il campionato, mi avete chiesto di attrezzare la squadra per fare in modo di potercela fare. Io non so se ho fatto abbastanza, so che ho aggiunto 6-7 facce nuove. A questi si potranno aggiungere ancora della gente, perché sono in contatto sia con la Dozzese che con Castel San Pietro che con Medicina per avere degli juniors. Quindi guardate, questo gruppo aumenti di altre 2-3 unità. Quindi siamo veramente in tanti. Quindi mi avete chiesto di attrezzare la squadra per vincere il campionato? Bene, io ho provato di attrezzare la squadra per vincere il campionato, noi abbiamo provato di attrezzare la squadra per vincere il campionato, adesso tocca a voi e al mister vincere il campionato. Vogliamo nascondere, lo dichiariamo apertamente, c'è la stampa. Lo diciamo davanti al mister. Diciamo davanti al mister, davanti alla stampa, davanti al mondo. Il discorso di essere in tanti. Il mister ha chiesto di alzare il numero della rosa perché l'anno scorso si è trovato in difficoltà per una buona parte della stagione e è accontentato. Chiaramente all'inizio si parte con tutti. Se veramente siamo in 27, vuol dire che 9 vanno in tribuna, che 7 vanno in panchina e 11 partono dall'inizio. Quindi capite che il mister è in grande difficoltà, ma soprattutto è in grande difficoltà chi va in tribuna. Allora, questa società, perché ha dei problemi, perché non gioca, non ha orecchi. Se ci sono dei problemi di incompatibilità, problemi caratteriali, qualcosa succede, episodi particolarmente gravi, siamo pronti a intervenire. Per quello che riguarda il mister non mi vede, il mister non mi fa giocare, io gioco poco, non abbiamo orecchi, mi dispiace, lo sapevate dall'inizio. La società si è strutturata con due nuovi dirigenti che siamo convinti porteranno lavoro ed entusiasmo, che sono Mauro e Cristo. Quindi noi nove siamo carichi,
molto carichi, abbiamo le mani carotolate non solo per il caldo, perché vogliamo provare di fare di più. Io mi auguro di trovarmi in difficoltà a gol, nel senso di arrivare veramente da poter decidere tutte le domeniche, quindi anche se è scomodo, però è sicuramente più vantaggioso che essere obbligati a situazioni di emergenza. Detto questo, ci tengo a dire una cosa, così ci togliamo subito tutti gli alibi, nel senso, molte società, anche magari chi vi ha chiamato, chi vi ha contattato, parlano sempre, si sente spesso dire, no? Abbiamo un bel progetto, abbiamo un bel progetto. Nessuno sa dove porta, cosa sia questo progetto. Io sarà perché ci siamo dentro da tanto tempo, qui il progetto c'è. Il progetto c'è perché loro fanno in modo che ci siano, loro inteso società. Nel senso, abbiamo chiesto tutti gli anni un qualcosa in più e tutti gli anni è arrivato. Ci era stretto il gallo e si è andati a Osteria Grande. Osteria Grande era una situazione part-time, diciamo, abbiamo trovato l'impianto per noi. Credo che in tutto quello che avete chiesto, bene o male, siete stati accontentati, a parte l'acqua di Lelli, però tutto il resto è arrivato. Ci facciano due bottiglie. Insomma, credo che chi ha avuto problemi, anche situazioni di infortuni, vedi Diego così, sia comunque stato in un qualche modo guidato e provato ad aiutare. Detto questo, cosa dico? Il progetto c'è, l'abbiamo chiesto, sta a noi cavalcarlo, ok? Perché c'è, loro lo fanno, adesso non possiamo fare i conigli noi e tirarci indietro, come diceva lui. C'è pressione, c'è responsabilità. Io dico solo una cosa, che per me quest'anno l'obiettivo è arrivare a giocare quelle partite che hanno un qualcosa in più, quelle che quando dai l'orario, cioè che il venerdì sera è finito l'allenamento, sai che la domenica è la partita che conta, non devi neanche dare l'orario, perché sai che ci troviamo tutti lì. Delle due devi fare la multa se qualcuno arriva troppo presto, perché sono quelle partite che magari non a tutti capita di giocare tutti gli anni, quindi credo che lo stimolo sia quello perché possiamo farlo. Aspetto prettamente logistico, ci troveremo lunedì 23 agosto alle 7 pronti appoggio, quindi chiaramente le prime due settimane faremo tutte le sere, ormai le prime due settimane tutte le sere, ci metteremo dentro qualche amichevole che stiamo organizzando, quindi chiaro, è una preparazione, come l'anno scorso sarà più o meno impegnativa, a seconda di come arrivate voi anche, se state solo sul lettino è chiaro che sarà più pesante che se iniziate a fare qualcosa. Io da aggiungere qualcosa a quello che hanno detto la dirigenza del mister, non ho tante altre cose, sicuramente i nuovi arrivati si inseriscono in un gruppo che è a dir poco fantastico, quindi è il gruppo che non deve cercare di essere rovinato e immagino che voi comunque sicuramente non lo rovinerete, anzi lo migliorerete. C'è da divertirsi, ma se si vuole vincere comunque alla domenica bisogna farsi un culo così veramente in allenamento, facendo sacrifici, ma divertendosi sempre, come abbiamo sempre fatto fino adesso, anche se ci siamo trovati sempre in difficoltà, perché quest'anno anche con la neve ci siamo trovati a giocare un mese e mezzo, domenica, mercoledì, eravamo sempre tutti in allenamento, tutte le partite, quelli che c'erano, tutti quindi disponibili. Quei pochi erano tutti disponibili, quindi il gruppo è intoccabile e speriamo di veramente festeggiare la fine dell'anno qualcosa di importante, non solo perché il gruppo è fantastico, perché io ho anche voglia di vincere veramente, perché sono toccato sentire l'altra società a dire il sesto più forte, quelle pugnette lì, voglio asfaltare tutti, quindi non me ne frega un cazzo, a dirla proprio il grezzo, quindi bocca al lupo, buona stagione. Grazie a te.